Sì, per fortuna. Come fa a esserci tutta questa luce qui dentro? Forse perché la roccia è ricoperta da uno strano muschio fosforescente che brilla al buio. Beh, non so voi, ragazze, ma io non voglio passare qui la notte. Andiamo. Non ci posso credere. Mi sa che dovremo trovare un'altra via d'uscita. Forse il lago è collegato al mare. In quel caso possiamo andarcene a nuoto. Mi spiace, ragazze, ma non credo proprio di farcela. Il problema è che non abbiamo informato nessuno. Chi vuoi che venga a cercarci in questo posto? Ascoltate, io vado avanti a dare un'occhiata. Poi torno a riprendervi, ok? In allenamento faccio anche 30 metri in apnea, dovrei farcela. No, ferme! Che fine hanno fatto le gambe? Non capisco! È assurdo! Siamo... sirene! Cosa ci sta succedendo? Io non voglio diventare un pesce! Cerca di calmarti, Clio. Vedrai che non è niente. Non so ancora come, ma sono sicura che si sistemerà tutto. Emma! Emma! Possiamo uscire. Seguite me. Forza, Clio. Non avere paura. Andremo insieme. Clio, non c'è bisogno di trattenere il fiato. Puoi respirare normalmente. È vero, è pazzesco. Possiamo addirittura parlare sott'acqua.